ragazze, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Finalmente torno a registrare dopo quasi 2 settimane perché in queste settimane sono stata un po' presa. Infatti mi scuso se non sono proprio super presente sul canale in questo periodo, ma ci stanno sistemando, stanno facendo dei grandi lavori a casa, nella nuova casa, quindi la maggior parte delle volte a tempo libero, insomma, vado a vedere i lavori come proseguono. E quindi sto togliendo del tempo al canale. Però oggi voglio aprire insieme a voi questo mega pacco di Pixi che mi è arrivato ieri. È gigante, ragazze, cioè non ci sta neanche nell'inquadratura, è davvero grandissimo e sono curiosissima di vedere quello che c'è al suo interno. E quindi ho pensato, perché non spacchettarlo con le ragazze? Tra l'altro ho tagliato anche i capelli, in realtà adesso non ci fate caso perché l'inquadratura me li taglia, però li ho accorciati parecchio perché le doppie punte, avevo tantissime doppie punte, poi erano molto molto rovinati, erano vuoti, non erano più pieni, quindi ho dato un bel taglio alle punte, li ho accorciati un pochettino, anche se in realtà non rende dall'inquadratura. Comunque, forbici alla mano e andiamo ad aprire questo mega pacco. Apriamo per bene anche di qui, dall'altro lato, voilà, e guardate un po', cioè è gigante, grandissimo. Oh mio Dio, no vabbè, a parte che pesa tantissimo, ma è veramente gigante, cioè guardate, non ci sta nemmeno nell'inquadratura da quanto è grande, spero riusciate a vedere qualcosa, è davvero pesante, aiuto! Comunque la confezione, la scatola esterna è davvero bellissima, con i cuoricini, con la scritta ramata, davvero mi piace molto, e vediamo un po' cosa c'è al suo interno. Quindi partiamo dal primo. Oh, olè! No vabbè, che bello! Abbiamo una palette e un prodotto per labbra. Ok, credo di aver capito di cosa si tratta. Praticamente Pixi ha realizzato in collaborazione con 3 blogger dei prodotti di make-up da introdurre nella loro collezione. In questo caso vediamo i prodotti realizzati dalla blogger Chloe Morello, che sinceramente non conosco, quindi dopo magari la cerco su Instagram. Il primo prodotto che ha realizzato in collaborazione con Pixi è questa palette, che già a vederla così velocemente mi piace e mi ispira tantissimo. All'interno ci sono 3 blush, 6 ombretti e 3 prodotti per le sopracciglia. Andiamo ad aprirla. Questa è la palette, mi piace molto il fatto che il coperchio in plastica sia trasparente in modo da poter vedere tutti i colori contenuti all'interno. Abbiamo appunto i 3 blush, tra l'altro la cialda è davvero molto molto grande. Sono tutti blush sul tono del rosato e del pescato, poi qui inoltre c'è anche un piccolo specchietto, molto molto piccolo. Poi abbiamo qua 6 ombretti per gli occhi e sono tutti ombretti shimmer dai colori nude, colori bronzo, che mi piacciono davvero sempre molto indossare. Sapete che amo questi colori, che sono quelli che porto più spesso. E qui nell'angolino invece ci sono i 3 prodotti per le sopracciglia, il colore più chiaro, il colore intermedio e il colore più scuro, che è quasi un nero. Questo volendo magari si può utilizzare anche per fare una leggera linea d'eyeliner. Davvero bellissima questa palette, mi piace molto e non vedo l'ora di utilizzarla. E l'altro prodotto che ha realizzato è questo prodotto per labbra. Si tratta di un lip gloss, sì, un lip glow, quindi un prodotto per labbra super luminoso. E questo è il pack, la confezione mi piace molto, e il gloss è un gloss dorato con i brillantini. No vabbè, guardate, è super super glow, super luminoso, non vedo l'ora di vederlo sulle labbra. Non è troppo coprente in realtà, perché poi applicato sulla pelle vedo che resta trasparente, però è pieno di brillantini, super super luminoso, quasi quasi lo provo che sono curiosa. Questo è il risultato sulle labbra, non fate caso a tutte le pellicine perché in queste ultime settimane le mie labbra ne hanno risentito parecchio, sono molto super secche, screpolate, sono formate un po' di pellicine. Come vi dicevo, sulle labbra poi non ha colorazione, il gloss è trasparente, però ci sono tutti questi micro brillantini, questi glitter all'interno che rendono questo lucido labbra più particolare. Secondo me questo è bellissimo, utilizzato e indossato anche sulla palpebra per
illuminare magari il condotto lacrimale oppure anche sulla palpebra mobile per dare un tocco di luce, di glow al make-up. Mi rimetto in posizione e vado ad aprire la seconda sezione. Aiuto, no, si sta aprendo tutto. Ok, vediamo se ce la posso fare senza fare troppi danni. Sto facendo un po' di fatica in realtà, come potete vedere, a farvi vedere tutto perché è veramente gigante. Passiamo alla seconda blogger, lei si chiama Dulce Candy, anche lei non la conosco, quindi sicuramente la andrò a cercarla su Instagram. E lei ha realizzato queste due palette, anche queste sembrano davvero meravigliose. Abbiamo questa palette con all'interno 9 ombretti multiuso e sono tutti ombretti shimmer, e quelli qua dopo ve li faccio vedere meglio, e poi questa palette che invece contiene 9 prodotti per labbra, quindi 9 lip cream, diciamo lip color. Questa è appunto la palette di ombretti, abbiamo 3 ombretti sul tono del rame, del dorato, poi abbiamo 3 ombretti sul tono del rosa e 3 ombretti sul tono del bronzo e del marrone color caramello. Il primo, questo, mi ispira davvero tantissimo, anche questi sono curiosissima di vederli indossati e sono super pigmentati, guardate che belli. Questo ad esempio è un colore che mi piace davvero molto, questo dorato super super luminoso, mentre questa invece è la palette di prodotti per labbra e questo tutti sul tono del rosa, rosa più chiaro, poi andiamo sul color ciliegia, sul malva, comunque tutti i prodotti sul tono del rosa. Anche questi sono curiosa di provarli, sicuramente sono un po' meno pratici, io preferisco i prodotti per labbra nel loro stick, diciamo, non una palette come in questo caso, però mi incuriosisce comunque. Poi passiamo all'ultima blogger che anche lei non conosco e lei ha realizzato, aiuto, questa palette, questo kit, diciamo, eccolo qui. La terza blogger è Weili Hung, spero di averlo pronunciato nel modo corretto, magari vi metto i loro nomi qua sotto nell'info box se volete andare a sbirciare i loro profili Instagram. Sono 3 blogger che non conosco, quindi poi vado a scoprirle. E lei ha realizzato appunto questo kit con all'interno questi 2 prodotti, questo doppio eyeliner nero, da una parte abbiamo la mina come quella della matita nera, della classica matita nera, mentre invece dall'altra parte c'è la mina, la punta in feltro, il classico eyeliner in penna. Super super nero, curiosissima di provarlo. E questa è la mini palette, il pack è uguale come per le altre palette, le palette sono realizzate tutte con la stessa confezione. Qua abbiamo 6 ombretti, di cui 3 shimmer e 3 opachi. I 3 opachi sono sul tono del marrone, colori molto caldi, questo color mattone, poi abbiamo questo, sembrerebbe quasi un marrone con una punta di viola all'interno, forse più un viola che un marrone, sì. Poi abbiamo questo rose gold, che secondo me è fantastico da utilizzare anche come illuminante, sì, è super super pigmentato anche questo. E poi abbiamo questo color pescato, anche questo super super luminoso. Non vedo l'ora di provare tutti questi prodotti, non mi aspettavo un regalo così bello da parte di Pixie, davvero stavolta si sono superati. Ci sono un sacco di prodotti da testare, tantissimi ombretti, i pack, le confezioni sono davvero molto belle e poi anche la scatola che conteneva tutti questi prodotti è troppo meravigliosa, cioè è troppo bella, farò sicuramente una foto per Instagram perché merita assolutamente. Andrò subito a curiosare adesso queste 3 blogger perché hanno realizzato dei prodotti davvero interessanti che non vedo l'ora, ripeto, di provare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un bel pollice in su, ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, anche perché probabilmente quando vedrete questo video io sarò in vacanza, quindi seguitemi anche su Instagram per restare aggiornate, posterò un sacco di foto, farò delle Instagram stories, quindi seguitemi per vedere cosa vi visiterò durante la mia vacanza. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!